Sindaco Giacomo Pascale, un consiglio comunale importante, storico. Partiamo da quella che è l'elezione del presidente del consiglio comunale che si è tenuta per la prima volta all'Acquameno. Sì, forse a tanti non dice niente, forse per alcuni era una figura, diciamo, superflua, nel senso che non era il caso di nominare, ma noi abbiamo dato corso e abbiamo rispettato uno dei tanti impegni che avevamo preso in campagna elettorale e più precisamente per la parte politica. Noi abbiamo previsto sin da subito, in caso di nostra vittoria, la nomina del Presidente del Consiglio. È una nomina politica che non altera nessun equilibrio, ma sicuramente è una nomina che consente di vestire di responsabilità un altro consigliere comunale. Nel nostro caso poi è stato eletto il consigliere più giovane, e qui Dante De Luise, a cui auguriamo buon lavoro, una figura di garanzia, e sicuramente sarà di garanzia, sicuramente sarà una persona che con umiltà e passione porterà avanti questo compito. È importante perché tante volte il rinnovo della classe dirigente è una frase fatta, tante volte il rinnovo della classe dirigente sono chiacchiere, ci si ricorda dei giovani solo nel momento in cui servono eventualmente per avere consenso, per poi dimenticarli un attimo dopo le elezioni. Nel nostro caso invece abbiamo dato seguito a quanto promesso di procedere verso il rinnovo della classe dirigente, premiando, tra virgolette, responsabilizzando, dando spazio e ruoli a donne e giovani. È stato prima il caso dell'architetto attuale vice sindaco Carla Tufano, ieri sera è stato il turno di Dante De Luise, e quindi si prosegue in questa linea di rinnovamento della classe dirigente. Vorrei un giorno essere ricordato per il sindaco che ha dato inizio anche a un reale rinnovamento della classe dirigente. E la questione abbattimenti, un problema, quello dell'edilizia sull'isola di Ischia, non solo nel comune di Lacquameno, che rimane ancora irrisolto. Su questo c'è stata convergenza con la minoranza. Che cosa si può fare? Che cosa si può fare? Si può fare niente davanti a un dramma di questa portata, nel senso che si resta in attesa di una norma del governo. Noi fino ad oggi continuiamo ad assistere a demolizioni di abitazioni, di prime abitazioni. Abbiamo chiesto, eravamo fiduciosi per la verità anche di ottenere una moratoria almeno durante il periodo del Covid, perché continuiamo a non comprendere perché ci possa essere una moratoria per gli sfratti e non una moratoria per le demolizioni, atteso che una volta demolito l'immobile, al 99% sempre immobile di prima abitazione, di fatto diventa anche uno sfratto. Erano d'accordo tutte le forze politiche, quindi tornammo da Roma, come anche voi riportaste in quell'occasione, fiduciosi di poter avere questo provvedimento che non è arrivato. E quindi niente, quindi noi riteniamo di dover assumere una delibera, almeno diciamo di indirizzo, che possa contemplare lo stato di emergenza abitativo sulla nostra isola, atteso anche che noi siamo tra l'altro uno dei tre comuni del cratere, quindi abbiamo subito il terremoto, dove molti cittadini nostri, non avendo ancora ricostruito, sono stati costretti ad andare a trovare casa in altri comuni dell'isola. Quindi una delibera di indirizzo, una scelta politica chiara nel rispetto dei ruoli, quindi una scelta politica chiara che va a normare l'acquisizione a patrimonio comunale piuttosto, diciamo, in luogo della demolizione. E questo fondandolo sul DPR 380 del 2001 e su leggi regionali che consentono un margine di discrezionalità in relazione a dei regolamenti che poi il comune poi dovrà dotarsi per poter valutare l'housing sociale, cioè il nostro auspicio è che possa contemplare l'esigenza abitativa, proprio per non lasciare per strada le famiglie che, subendo la demolizione, non hanno altro alloggio alternativo. Stiamo ragionando su questa idea di atto amministrativo, di intesa tra maggioranza e minoranza, e quindi il Consiglio Comunale di ieri sera ha nominato una commissione, proprio una commissione consiliare, che possa lavorare a questo testo.